Le corone per le lapidi dei partigiani e il municipio Centro-Est. Ieri Repubblica ha scritto della presa di distanza del municipio dalle cerimonie in ricordo della resistenza nella zona di Regina e Lagaccio. In serata le precisazioni di Andrea Carratù, presidente del municipio, che afferma di aver deliberato già un mese fa l'acquisto di tutte le corone richieste da Ampi.Ampi Lagaccio attraverso il suo presidente Salvatore Perri, conferma questa versione, anche se precisa che le corone al momento sono state pagate da Ampi e dovranno essere successivamente rimborsate. Ampi sottolinea inoltre che fino ad oggi alle cerimonie che già si sono svolte non hanno partecipato esponenti del municipio guidato dal centrodestra. Negli anni passati, con il centro-sinistra al governo, un consigliere o un assessore presenziava invece alle cerimonie. Perri evidenzia poi un altro aspetto: devo dire che rispetto al passato quest'anno il municipio ci ha negato un piccolo contributo che ci serviva per organizzare incontri con le scuole del territorio, un modo per avvicinare i giovani senza retorica ai valori della resistenza. È una scelta che naturalmente ci ha fatto dispiacere. Questa mattina alle 10. Passo X dicembre Ampi ricorderà Pietro Balestrazzi, ucciso dai fascisti.